Peccato, peccato, ma arriva la prima sconfitta al Marulla contro il Modena di Mister Bianco, termina 2-1, gol che subiamo al 90esimo praticamente, poi abbiamo avuto anche l'occasione per pareggiarla con Venturi, ma purtroppo la palla non è entrata in porta in una partita molto particolare. Dispiace per la sconfitta, soprattutto perché ora siamo 2 settimane abbondantissime fermi, per il discorso, diciamo, X, visto che avremmo dovuto giocare con la famosa X, ma ovviamente non giocheremo, settimana prossima, quindi per noi sosta anticipata, cioè settimana prossima, questo weekend, quindi sosta anticipata per il Cosenza che tornerà il 16, o comunque poi vedremo, contro il Südtirol, sempre al Marulla. Quindi lì avremmo l'occasione per rifarci contro Bisoli, ex di turno. Comunque, detto questo, Cosenza che oggi ha proposto la squadra che abbiamo visto a Venezia, praticamente tutti gli effettivi, con Mika in porta, Dorazio e Riscoli sulle fasce, centrali Fontanarosa Venturi, e devo dire che si confermano due ottimi difensori, molto meno bravi nella costruzione del gioco dal basso e quando dobbiamo costruire con loro due facciamo sempre molta fatica, ma ormai questo è chiaro ed evidente a tutti. A centrocampo Calò e Zuccon con Mazzocchi, Marras che purtroppo poi al 60esimo è dovuto uscire per infortunio, speriamo nulla di grave, comunque infortunio sicuramente muscolare, e poi Voca ancora alle spalle di Tutino. Allora, sconfitta giusta, se vogliamo. Più che altro perché oggi poteva accadere la qualunque e avrei detto è giusto così perché partita molto intensa, le squadre hanno speso tantissimo da entrambe le parti, hanno corso tantissimo sia il Modena che il Cosenza e ci hanno messo tutto e questo va dato atto ad entrambe le squadre, ma devo dire tanti errori tecnici, in particolare nel primo tempo c'è stata una fase in cui si sbagliava tantissimo, i due portieri hanno sbagliato tantissimo e purtroppo non abbiamo approfittato degli errori perché Gagno 2 volte ci regala dei palloni da buttare dentro praticamente e non siamo stati in grado di segnare. Anche oggi si manifesta il problema di Venezia, squadra che non crea. Abbiamo il solito canovaccio negli ultimi 20 metri, ovvero combiniamo sulla destra nel primo tempo con Marras e Rispoli, nel secondo tempo abbiamo provato a combinare senza Marras, ovviamente si è calata la qualità dei fraseggi e proviamo questi cross molto prevedibili e poco pericolosi. L'unico cross che abbiamo fatto dalla sinistra con Dorazio, che è 100 volte meglio rispetto a Rispoli in termini, diciamo, di qualità nel cross, abbiamo fatto quasi gol con Venturi. L'unico cross che abbiamo fatto durante tutta la partita da sinistra stava per costruire, diciamo, poi il gol. Quindi questa ossessività, questa compulsività nell'attaccare dalla destra, si è manifestata in una sterilità offensiva perché la squadra non crea. La squadra non ha grandi, sì, qualche situazione ma molto sterile, qualche tiro da fuori, mi ricordo di Zuccone nel secondo tempo, però ripeto, bisogna essere più qualitativi negli ultimi metri, serve qualcosa in più. Primo tempo ho giocato abbastanza bene, devo dire, si parte forte, partiamo subito in vantaggio, tra l'altro abbiamo avuto anche l'occasione prima con Mazzocchi, anzi prima del gol di Tutino, comunque bel gol. Azione partita dal basso, ecco due squadre che partono dal basso, che comunque rischiano, anche non avendo difensori molto bravi tecnicamente, pur Fontanarosa anche oggi grandissima prestazione, dopo anche quella che ho visto contro l'Ascoli, da subentrato, a partita in corso, oggi da titolare benissimo Fontanarosa, a parte qualche sbavatura, il giallo non è colpa sua perché lì è Mika a sbagliare il rilancio e costringe Fontanarosa dall'ammonizione, ma vabbè. Comunque dicevo, azione partita dal basso con Marras e Rispoli che combinano, bravo ancora Marras a metterla in mezzo e a trovare Tutino che attacca benissimo il pallone alle spalle del difensore e trova il gol del vantaggio. Ottimo approccio, Cosenza che fa la partita, pressa alto.
costruisce delle buone trame di gioco e diciamo che mette in grande difficoltà un Modena che ha provato a schermare con i tre attaccanti stretti in fase non possesso i registi, però poi alla fine siamo riusciti comunque a trovare altre soluzioni che ci hanno permesso di provare a trovare occasioni pericolose. Nella fase centrale maggiore equilibrio, tanti errori tecnici, come detto, un Cosenza che quando però esce dalla pressione avversaria comunque si ritrova in superiorità numerica e potenzialmente pericoloso, però come detto, come al solito, manca nella rifinitura. E poi Modena che tra l'altro fa due gol su ribattuta, tra le altre cose, ma vabbè, al 40esimo trovano il gol del pareggio, che nasce da un possibile fallo su Marras che ci sta a non fischiare, cioè non è fallo quello perché si lascia cadere e quindi trovano questo gol con Strizzolo che sulla ribattuta di Mikai pareggia i conti. Nel finale, come detto, tanti errori tecnici, tanti ribaltamenti di fronte. Nel secondo tempo ho visto un Cosenza che è partito sicuramente anche qui abbastanza bene. Abbiamo avuto un'occasione importante con Voca, squadra che come detto non riesce a sfruttare gli svarioni avversari. In contropiede comunque qualcosina lasciamo quando gli avversari ripartono perché loro hanno avuto nel nostro miglior periodo il momento diciamo di questo secondo tempo, l'occasione clamorosa con Palumbo in contropiede ma Mikai si è opposto in maniera miracolosa e come detto tanta tanta intensità. Poi dopo l'uscita dal campo di Malas abbiamo perso tanto in termini di qualità e Cosenza che è calato tanto, perché fisicamente al 65esimo secondo me siamo calati, poi ci abbiamo messo qualcosa in più per poter tenere fino alla fine, cosa che non abbiamo fatto perché poi abbiamo perso, però comunque il Cosenza l'ho visto calato sia in termini di lucidità che di giocate, di anche tranquillità se vogliamo, e poi arriva questo gol che nasce da una palla alle spalle della nostra retroguardia, questo lancio da centrocampo, tiro di Manconi con, anzi, o meglio, tentativo di tiro di Manconi con Mikai che esce così così e Abiuso che ancora una volta sulla ribattuta segna, trovando il gol del pareggio e della vittoria. E alla fine Cosenza che può recriminare per quel fallo di mano che non c'è mai perché prima tocca una parte del corpo, poi la mano, quindi non è rigore, e per il resto rigore non ce n'era. Sì, arbitro che non ha dato grandi sicurezze, cioè nel senso ha contribuito a rendere la partita più nervosa l'arbitro con i suoi atteggiamenti, però questo non si è manifestato in mancati rigori o robe particolari. Detto questo, tiri 12 a 10, tiri in porta 2 a 5, possesso palla 53-47, occasioni pericolose 2 a 3. Come detto, bisogna lavorare nella rifinitura perché la squadra di occasioni pulite non ne crea, perché in tre l'Ascoli non era una partita. In due partite abbiamo creato pochissime occasioni pulite. Due gol, di cui ecco, quello di oggi è molto bello, devo dire, però per il resto poco. Quando Tutino poi tende ad allargarsi perché Tutino spesso prova ad allargarsi sulle fasce, l'area non la riempie nessuno. Questo è un problema. Va riempita anche meglio l'area, sicuramente. Anche perché giocando con un baricentro alto, se non riempi bene l'area, non ci giochi col baricentro alto. Questo poco ma sicuro. Comunque, velocemente, bene Fontanarosa, come detto difensivamente mi è piaciuto. Tutino, grande grinta. Anche quando la squadra stava un po' soffrendo verso il 70esimo, lui continuava a pressare per dare la carica ai compagni. Male anche Calò, a parte quell'ammonizione inutilissima che ha preso nel finale, diciamo che anche Calò non mi è dispiaciuto quest'oggi. Male Zuccon, che nel primo tempo anche abbastanza bene, poi col tempo ha perso un po' di lucidità e non ha fatto quel filtro che mi aspetto da lui a centrocampo, e anche Voca oggi non mi è piaciuto, non molto in partita. Comunque, io mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, Terga.